Anna Maria Bonanni, dottore commercialista, revisore contabile, per la prima volta un ruolo attivo nella politica. Il perché di questa scelta? Perché di questa scelta è perché in questo momento lo scenario politico sta cambiando. Questa volta c'è l'opportunità di avere un senso dentro una lista civica, che è quella in cui io mi presento, e io ho un'idea diversa della politica, nel senso che il percorso dovrebbe essere quello di un contributo che deve dare una persona alla politica. In un periodo determinato e poi ognuno deve tornare a fare quello che è il suo lavoro. Quindi in questo senso ho visto un'opportunità per poter dare il mio contributo personale in questo momento storico difficile sia a livello nazionale e anche ancora più difficile a livello locale. Ecco, la lista è L'Aquila Città Unita a sostegno del candidato sindaco Giorgio De Matteis. Perché con Giorgio De Matteis ha scelto di scendere in campo? Perché comunque ecco, è alternativo a quella che può essere una destra e una sinistra e comunque sta facendo un percorso anche di proposta e di progettualità che va al di sopra dei soliti schieramenti. Sta cercando comunque di coinvolgere diverse figure e professionalità al di là dei soliti politici che ci sono sempre stati sul territorio. Ecco, appunto, di professioni e di professionalità sembra che ci dovrà essere bisogno nel prossimo Consiglio Comunale, nella prossima maggioranza. Insomma, non sarà più sufficiente una maggioranza soltanto politica, ma occorreranno competenze più specifiche. Sicuramente, io nel Consiglio Comunale in un certo senso sono stata dentro quando ho fatto il revisore al Comune e sono stata 3 anni e ho vissuto il passaggio delle due amministrazioni di, diciamo, colore diverso. Ho visto che il consigliere fino ad oggi ha potuto incidere relativamente. E anche perché, se vogliamo, fino ad oggi comunque il mondo è andato avanti a prescindere dal politico che c'era, perché sappiamo tutti che bene o male cambia poco, è cambiato poco fino ad oggi, se ci fosse l'uno o l'altro. E da oggi in poi sull'Aquila si dovranno prendere decisioni importanti, si dovranno fare progettazioni e scelte importanti che poi incidono fortemente sulla vita dei cittadini. Quindi chi dovrà decidere dovrà farlo non semplicemente come politico, ma ben consapevole di quelle che sono le ripercussioni e gli effetti sulla Delle vita di tutti. decisioni. Sì. Ecco, quindi un momento importante sia per chi amministra, ma soprattutto per chi è sceso in campo, ma anche per chi dovrà andare a votare. Insomma, siamo in un momento in cui l'antipolitica la fa da padrone. È importante anche che i cittadini ritrovino questa coscienza politica e civica. È fondamentale in questo momento perché io credo che in questo momento non si possa dire tanto chiunque va lì è la stessa cosa, perché innanzitutto il voto comunale è l'unico momento in cui il cittadino veramente può decidere e può scegliere chi mandare nel Consiglio Comunale, cosa che chiaramente non avviene nelle altre competizioni a livello provinciale e regionale. Si può veramente scegliere e decidere chi mandare nel Consiglio Comunale. Quindi è fondamentale che i cittadini siano consapevoli di questo loro diritto, dovere e potere, perché poi a seconda di chi ci sarà lì avremo una storia della nostra Della città. città. Una donna che quindi ha molti impegni, una moglie, una professionista, come poi pensa di riuscire a coniugare l'eventuale impegno in consiglio comunale? Io già riesco insomma, a conciliare tante cose. Questo sicuramente è un impegno grande, anche perché di solito quando mi impegno in una cosa lo faccio seriamente, però penso che in questo momento storico sia un dovere di tutti dare il contributo, ognuno per quello che può, e quindi sicuramente riuscirei a incastrare anche questa cosa. Grazie ad Anna Maria Bonanni.